Buongiorno popolo rossonero, buongiorno popolo del bandito. Allora, oggi un video un po' diverso perché andiamo a prendere due documenti che secondo me fanno la storia di dove siamo arrivati ad oggi, quindi con la Marotta League conclamata, con la stampa tutta al servizio, no? Del grande capo del calcio italiano. E, diciamo, sono due momenti storici, sono due documenti assolutamente rintracciabili. Uno addirittura viene dal tribunale, l'altro è una conferenza stampa di un presidente di Serie A, che secondo me, sono il prima, cioè quello da cui tutto nasce, e poi come siamo arrivati alla situazione di oggi, spiegati non da me o da persone che possono essere considerate di parte, ma da estranei, da persone al di fuori della contesa. Quindi molto, molto, molto importanti. Secondo me, dovete gustarveli. Vi chiedo un like al video se apprezzerete, ovviamente di iscrivervi al canale perché qui queste cose si sanno e si dicono, ma al di fuori ho molti dubbi, e la campanella per le notifiche, ovviamente, per ricevere i video. Allora andiamo ad ascoltare il primo documento. Spero che si sentirà bene perché non sto utilizzando, ovviamente, per ovvi motivi, il mio telefono. E quindi vado con il primo dei due video. Poi commenterò questo e poi a fine video, non mollate, vi farò sentire l'altro per commentare anche l'altro. Ecco il primo. Spero vada tutto bene. Di Facchetti, di Moratti, di Campedelli, di tutti, erano tutte classificate come importanti, con i baffi rossi, con i baffi gialli, come e più di quelle di Moggi. Io adesso vi lascio la stampata alla fine della cosa. Come e più di quelle di Moggi. Quindi questo significa, Presidente, che il carabiniere che stava alla cuffia l'ha ascoltata e l'ha segnalata a chi la doveva segnalare. E quando è arrivata al piano di sopra, c'è qualcuno che ha fatto il farmacista e ha detto questa sì e questa no. Ma mi sta anche bene che tu dici questa sì e questa no perché per te non può essere rilevante. Ma siccome per la difesa sì, tu non la puoi fare sparire. Non la puoi fare sparire. È una vergogna. Queste Allora, telefonate di Facchetti. questa è la prima. Ovviamente siamo in tribunale, parla l'avvocato della difesa, ma dice cose che poi, insomma, avremo anche ascoltato da altre intercettazioni che sono assolutamente rintracciabili. Quindi stava dicendo la verità. Quindi tutto nasce in quell'anno, nasce in quella situazione in cui la Juventus e il Milan, anche se meno, vengono penalizzati. La Juventus è arrivata prima, viene tolto lo scudetto, il Milan è arrivato secondo, automaticamente viene tolto lo scudetto anche al Milan e viene dato al terzo. Viene dato al terzo classificato con Guido Rossi e inspiegabilmente queste intercettazioni a cui si riferisce l'avvocato usciranno 5 anni dopo a prescrizione avvenuta. Questa è storia che nessuno può discutere, nessuno può confutare. È storia che 5 anni dopo queste dichiarazioni, il procuratore Palazzi, in una relazione, dice: se avessi avuto in mano questi elementi, l'Inter sarebbe andata in Serie B. Quindi tutto nasce da lì. Ma adesso intanto cerco l'altra situazione, quella che ci porta ai giorni d'oggi. Perché, scusate se guardo qui perché sto cercando, perché Zazzaroni oggi fa un articolo che, diciamo stranamente, arriva proprio a centrare questo punto. Cioè, Zazzaroni dice nel suo articolo: Marotta vive al telefono, conferma e smentisce a seconda delle convenienze aziendali. Da 3 anni si è fatto anche giornali dedicati. Io dico che questa è una cosa enorme, è una cosa gravissima. E però come ci si arriva a questo? Come ci si arriva? Allora, per
Per capire come arriviamo a questo, in tutti questi anni, ovviamente passando da tutta una situazione, no, di inchieste quando era la Juventus su Marotta, poi licenziato dalla Juventus passa all'Inter, allora abbiamo tutta la faccenda Zhang che passa da questa strana combinazione, no, di scatole cinesi, e con società alle Cayman, di cui ancora oggi vorremmo sapere, insomma, chi c'era dietro chi ci fosse dietro quel 30% di Lion Rock, ma temo che a nessuno interessi nelle alte sfere politiche, politico-sportive e giudiziarie sportive e non, soprattutto a Peppuzzo Chinè, non interessa. Ma io credo non debba calare l'attenzione, non debba calare, perché il calcio italiano deve delle risposte a tutti gli sportivi italiani. Allora andiamo ad ascoltare quest'altro documento che arriva da Commisso, che dimostra di conoscere alla perfezione il sistema vigente in Italia. Adesso andiamo ad ascoltare il buon Commisso. Siccome abbiamo parlato della Gazzetta dello Sport, ok? Questi grandissimi giornali, sono grandi testate italiane, grandissime, ma grandissimi giornali. Tu l'hai visto che cosa ha scritto quello là? Come si chiama? Quello là che mi ha chiamato mafioso a me, Di Caro, su Zeng? Tu leggi tutti i giornali, no? Ma l'hai visto quanto era lungo quell'articolo? Questo eroe che è venuto qui in Italia dalla Cina a conquistare tutti questi trofei? L'hai letto? No, due giorni fa. E il giorno prima il New York Times ha scritto un bruttissimo articolo, ok? Sulla situazione dell'Inter. Come mai in questi grandissimi giornali che avete qui in Italia a me mi hanno chiamato mafioso e mai uno in America, un giornale in America ha detto queste cose? Com'è possibile che questo succede? Già, com'è possibile? Com'è possibile che succede questo? Com'è possibile che succeda questo? È possibile, ci siamo arrivati con tutta una serie di anni in cui tutti i poteri sono finiti in un'unica direzione, e il potere mediatico è finito tutto in un'unica direzione, e siamo arrivati ad oggi, in cui in pochi siamo costretti a subirci gli insulti di tanti, semplicemente perché chiediamo che sia fatta giustizia e venga ristabilita la verità storica. Io credo che questi due video, non apposta, cioè non per nulla ho preso due tempi diversi, no, così dilatati, perché secondo me è proprio il dove nasce e dove siamo arrivati. In tutti questi anni, purtroppo, devo dire, le società, il Milan, la Juventus, hanno avuto delle vicissitudini che hanno fatto sì che non avessero la forza di ribaltare questa situazione, o quantomeno di esporla pubblicamente. Ora che sul fronte Juventus sia Identità Bianconera che ha tirato fuori, insomma, e sta tirando fuori tante cose molto molto interessanti e sgradevoli per la narrazione dominante, e che sia qualche youtuber milanista o juventino che cerca di capire un po' cosa è successo e cerca di mettere, insomma, un po' a conoscenza tutti gli sportivi di quello che potrebbe essere avvenuto, e sicuramente la situazione a cui siamo arrivati direi che è sotto gli occhi di tutti. Quindi io vi invito a mettere un like, perché ovviamente funziona così: più ci sono mi piace, pollicioni, più il video girerà
e quindi se il video gira, se riusciamo a iscriverci il più possibile, arrivare presto a 15.000, se condividete questo video, che è un video documento, perché parlano due persone, uno è un avvocato addirittura, uno è un presidente di una società che arriva in Italia e vede questa situazione e la segnala. Io credo che sia importante che più persone possibili, più tifosi possibili vengano a conoscenza di quello che è successo, di quello che sta succedendo e di quello che vogliono continuare a coprire fino chissà quando. Se vi è piaciuto il video, quindi condividetelo, forza Milan sempre e viva la verità.